Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato di nuovo al periodo di Halloween. L'altra volta vi ho parlato dello specchio nero, vi ho parlato di come viene utilizzato in stregoneria e questa volta vi parlerò di un altro strumento che viene utilizzato tantissimo, non solo in stregoneria, ma anche, diciamo, da persone non esperte, che è la tavola Ouija. La tavola Ouija è conosciuta anche con il nome Quadrante degli Spiriti, è una tavola di legno che viene utilizzata per fare delle sedute spiritiche, quindi per evocare degli spiriti. Sopra ci sono delle lettere, ci sono dei numeri da 1 a 9, ci sono le scritte sì e no e goodbye, e poi ci possono essere anche dei simboli esoterici. C'è un puntale che si muove, che viene chiamato planchette, che in francese significa semplicemente tavoletta, ma che muovendosi serve, diciamo, per indicare le lettere che vanno a comporre la risposta alle domande che si pongono appunto agli spiriti. Di solito su questa planchette c'è una lente che è quella che diciamo va ad indicare la lettera che poi compone appunto la risposta. Quello che bisogna sapere su questa tavola Ouija, che anche se molte persone la utilizzano per giocare, per scherzare, è molto presente alle feste di Halloween, quindi insomma la notte di Halloween spesso si utilizza questa tavola per fare degli scherzi, ma in realtà bisogna sapere che non è affatto né un gioco né uno scherzo. Perché una seduta spiritica comunque apre una porta con l'aldilà. Quindi, se non si è capaci di aprire la seduta, di condurla e poi di chiuderla, il rischio è veramente quello di ritrovarsi poi in situazioni poco piacevoli. È veramente pieno di storie di persone che hanno utilizzato questa tavola senza saperlo fare, che sono state in qualche modo coinvolte in una seduta spiritica contro, diciamo, la loro volontà, nel senso che magari non erano così convinte, ma in qualche modo sono state trascinate e poi hanno avuto delle esperienze decisamente poco piacevoli. A questo proposito, sul mio canale c'è un video in cui io vi racconto appunto la storia di una ragazza che proprio la notte di Halloween aveva deciso di fare una seduta spiritica con delle amiche. In realtà era stata trascinata, non l'aveva deciso lei. Comunque, insomma, poi le cose sono andate veramente male. Quindi, se vi interessa la sua storia, ve la lascio nelle schede. Quindi, insomma, è pieno di storie non felici legate all'utilizzo della tavola Ouija. Ovviamente c'è chi non ci crede assolutamente, però io tuttavia, anche se non ci credete, vi sconsiglio di giocarci e di scherzare con questa tavola, perché le testimonianze, negative, diciamo, sono veramente tante. Comunque, se proprio una persona vuole fare una seduta spiritica e utilizzare questa tavola, deve tenere presente alcune cose. La prima, che è quella più importante, è che una seduta spiritica va fatta necessariamente con qualcuno che se ne intenda, qualcuno che abbia già fatto delle sedute spiritiche, che abbia una certa esperienza in tal senso, perché la seduta va aperta, va condotta, gestita, ma poi soprattutto va chiusa, non va mai lasciata aperta, perché comunque va ad aprire un passaggio tra il nostro mondo e quello dell'aldilà. Quindi è assolutamente obbligatorio andare a chiudere la seduta, perché lasciarla aperta potrebbe essere pericoloso. Inoltre, bisogna approcciarsi alla seduta spiritica con uno stato d'animo sereno e tranquillo, perché se c'è uno stato d'animo di ansia, di paura, di nervosismo, è molto più facile attirare degli spiriti malvagi piuttosto che degli spiriti buoni. E questo è un altro elemento che bisogna considerare, perché quando uno fa una seduta spiritica lo fa perché vorrebbe comunicare con una persona che è defunta, magari è una persona cara, è un parente, è un amico, insomma è qualcuno comunque che si vuole contattare. Però quello che dovete tenere presente è che durante una seduta spiritica si apre questo portale con l'aldilà, ma in realtà voi non avete assolutamente il controllo sugli spiriti che in qualche modo vengono attratti. Quindi voi magari aprite la seduta perché volete parlare con uno zio defunto, piuttosto che con un nonno, piuttosto che con qualcun altro, ma poi in realtà quello che arriva potrebbe non essere lo spirito che voi volevate chiamare, potrebbe essere tutt'altro spirito e non è detto che sia uno spirito buono. E voi su questo non avete assolutamente il controllo. Infatti, leggendo le varie testimonianze che ci sono su internet legate a questa tavola,
è proprio quello che è accaduto a tantissime persone. Hanno chiamato uno spirito, poi in realtà ne è arrivato un altro e le cose sono andate a finire male. Quindi bisogna sempre stare molto molto attenti. In ogni caso, al di là di tutte queste cose, quando si fa una seduta spiritica bisogna sedersi, mettersi in cerchio, stringersi la mano, questo perché il cerchio va a creare una sorta di protezione e inoltre un legame tra le persone che stanno facendo la seduta. Quindi bisogna mettersi a cerchio, tenersi la mano e scegliere chi sarà a condurre la seduta, quindi aprirla, gestirla e poi chiuderla. Questa persona sarà quella che farà le domande e che poi riceverà le risposte. Le risposte si ricevono con questo puntatore, la planchette che si muove sulla tavola e che andrà a formare delle parole o delle frasi. Quindi mi raccomando, bisogna sempre fare in questo modo. Inoltre, se durante la seduta accade qualcosa che spaventa, come spesso effettivamente può accadere, non bisogna mai rompere il cerchio e lasciare tutto così, ma bisogna sempre cercare di stare calmi, dare alla persona che sta conducendo la seduta spiritica il tempo per chiudere la seduta e poi rompere il cerchio. Quindi bisogna fare attenzione. È per questo che io sconsiglio vivamente di fare questa cosa come se fosse un gioco, come se fosse uno scherzo, perché veramente potrebbero accadere delle cose che poi comunque lasciano un po' il segno. È pieno di testimonianze in questo senso e quindi mi raccomando. Io ovviamente non dico queste cose perché vi voglio spaventare, assolutamente ognuno fa quello che vuole, ognuno è libero di fare quello che vuole, però se per caso avete in mente di fare una cosa del genere, tenete presente queste cose che vi ho detto e fate attenzione. Poi magari lo fate e non succede niente ed è uno scherzo e finisce lì, però non si sa mai, potrebbe anche, diciamo, non evolversi positivamente la situazione. Quindi, credo che ci voglia sempre cautela in queste cose. Bene, questa è la tavola Ouija spiegata molto in generale, la seduta spiritica più o meno, anche questa spiegata in generale si svolge così. Fatemi sapere nei commenti se avete esperienze con queste cose, se vi hanno mai proposto di fare una seduta spiritica o magari se l'avete fatta e com'è andata. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi mando un bacio enorme.